Molti termini che al maschile sono neutri, diciamo così come percezione, al femminile diventano offensivi. Facciamoci caso che la prima forma di offesa nei confronti di una donna è sempre quella, ma vorrei andare ancora più nello specifico. Il maschio molto spesso viene insultato come figlio di puttana, quindi di nuovo è colpa della donna. Rendiamoci conto di quanto sotto sotto il linguaggio che usiamo tutti i giorni è sessista, anche se lì per lì non ci facciamo caso. Tutte le volte che diamo di puttana a una donna, stiamo facendo un commento che non è semplicemente offensivo, ma è apertamente sessista. Io sono Vera Gheno, sono una sociolinguista e una traduttrice. Insegno a contratto da 18 anni all'Università di Firenze, ho lavorato per 20 anni come collaboratrice all'Accademia della Crusca e da un anno circa lavoro per Zanichelli. Femminili singolari, che è il titolo che io volli fortissimamente volli per il doppio senso, ha un sottotitolo che abbiamo deciso invece a livello di casa editrice, il femminismo nelle parole. All'inizio ero un po' perplessa perché mi sembrava un sottotitolo molto bellico, molto aggressivo, e poi ho detto: ma sai che? Mi piace proprio, perché è vero. Così come le parole in generale convogliano il nostro modo di vedere il mondo, così devono anche convogliare la mia idea di essere femmina e quindi di essere femminista. Il femminismo nelle parole vuol dire anche questo, vuol dire che le parole che noi usiamo nell'ambito dei femminili e delle professioni non sono indifferenti. Togliamoci dal capo che non siano rilevanti, sono rilevantissime, e se ne discute così tanto vuol dire che la questione tocca un punto dolente a livello sociale e culturale. Quando mi dicono che la società italiana non ha più bisogno di femminismo perché non c'è più la misoginia, io mi guardo attorno e invece vedo mille casi in cui anche io stessa sono discriminata in quanto femmina e in quanto femmina non completamente da buttare via. Faccio un caso proprio sciocco, però è quasi naturale che ancora adesso, ogni tanto, insomma, non ho più 20 anni, anche alla mia veneranda età, mi si rinfacci che io sono arrivata in posti a parlare, in certi consessi, eccetera, perché sono femmina, non perché sono brava o sono professionista, ma perché sono portatrice di vagina. Se continua a perpetuarsi questo mito, abbiamo un problema a livello sociale, e quindi è stragiusto che ci sia il femminismo e che questo femminismo passi anche dalle parole. La questione del femminile dei nomi professionali non è nuovissima, in realtà se ne parla da almeno 30-35 anni buoni. Noi siamo abituati a chiamare al maschile delle professioni che fino a questo momento erano soprattutto maschili, ma anche di chiamare al femminile professioni che sono state fino a questo momento soprattutto femminili. Ma mentre nel secondo caso non abbiamo problemi a nominare il maschio che assume un ruolo normalmente femminile, per esempio l'ostetrico, ma anche il parrucchiere, che una volta di fatto non esisteva, abbiamo molte più resistenze invece quando sono le donne che assumono dei ruoli, soprattutto quelli apicali, che una volta invece erano appannaggio soprattutto maschile. L'usare o meno i femminili professionali non è semplicemente conseguenza di ciò che io ho davanti al naso, ma è anche dimostrazione dell'attitudine che io ho nei confronti, beh, banalmente, anche delle donne. Quindi non è chi dice che le parole non contano, è perché in realtà non ha mai riflettuto anche su quello che può essergli o esserle successo a causa di una parola sbagliata che gli o le è stata detta o che ha subito, ecco, nel corso della sua vita. Le parole possono essere fiori, possono essere armi, sicuramente non sono indifferenti. Peraltro faccio notare, per chi avesse da ridire sulla novità di questi termini, che lo Zingarelli ne censisce più di 700 già dall'edizione del 1994. Perché a volte siano le donne stesse a rifiutare il femminile delle loro professioni è una resistenza che va assolutamente presa sul serio, cioè non è semplicemente uno sghiribizzo, ma è qualcosa da studiare. Allora, in molti casi ci si rifà al fatto che non c'è bisogno di far emergere la differenza, cioè io valgo quanto un uomo e quindi mi definisco al maschile, così, come dire, il mio fatto di essere donna non è evidente, non si evidenzia dalla parola. Però io a questo obietto una cosa: forse non si evidenzia dalla parola, ma si evidenzia da te, cioè nel momento in cui tu ti presenti in un luogo
diventa evidente che non sei un architetto ma sei un'architetta, o che non sei un grafico ma sei una grafica, o che non sei un avvocato ma sei un'avvocata. Quindi cosa vuol dire? È una manovra più furba e intelligente dal punto di vista lavorativo, come dire, presentarsi come donna quasi come una sorpresa? Ta-da! No? Fino a questo momento non lo sapevi e invece sono donna. Non lo so, io trovo questo un po' sminuente, perché la vera uguaglianza, la vera parità, anzi, sarebbe che il fatto di essere donna o uomo agli occhi di una persona che ci deve dare un lavoro fosse del tutto indifferente. Cioè, il fatto di sapere in anticipo che io avrò un'avvocata e non un avvocato non dovrebbe essere discriminante. Invece, alla fine, noi donne tendiamo a nascondere il nostro essere donne come se l'essere donna fosse sminuente davvero, e quindi è meglio che arrivi come una sorpresa. Purtroppo il femminismo viene spesso usato come una parolaccia, come un insulto, come se rivendicare dei diritti o rivendicare un'uguaglianza fosse offensivo nei confronti di qualcuno. Vorrei ricordare una cosa: rivendicare dei diritti per una parte della società non vuol dire togliere diritti a un'altra parte della società. Io non ci vedo nulla di male nell'essere femminista e anzi porto questa etichetta con orgoglio. Attenzione a quando una parola viene distorta nei suoi usi. Se tu hai un problema con il femminismo e le femministe, in qualche modo tu hai un problema con le femmine. Ti è.